Ciao ragazzi, sono Kingslave Corporation e benvenuti in questo nuovo video. Lorenzo, ricordati, quello che devi dire. Sì, va bene, certo. Ciao ragazzi. Ok, proseguiamo per il video. Signori, dopo quanto tempo non ho fatto l'ultimo video. Spero che vi è piaciuto l'intro dell'ultimo canale. A me è piaciuto, l'ho creato abbastanza bene, quindi sì, a me piace. Parliamo un po' dei trailer che sono usciti nel PlayStation Showcase. So che sono passati alcuni giorni, però ne ho voluto parlare proprio adesso perché ero molto impegnato. Direi quindi di passare a delle analisi dei giochi che sono usciti. In particolare, quelli che mi interessano di più ne sono tre: Marvel's Wolverine, Marvel's Spider-Man 2, God of War Ragnarok e qualcosa su Marvel's Guardians of the Galaxy. Va bene, iniziamo. Il primo trailer che vorrei far vedere è di Marvel's Wolverine. C'è poco da vedere perché sono 20-25 secondi di cutscene che in poche parole a quanto pare tutti si sono malmenati dentro a un locale, dentro a un ballo con dentro a un bar, scusate, con la musica di sottofondo, quella country, mentre uno cerca di prendere il coltello un po' non mi viene la parola. Vabbè, un po' essersi stancato di queste presenze che lo disturbano, Logan, ovvero Wolverine, fa vedere gli artigli che gli escono dalle mani, dai pugni. Quindi credo che probabilmente questo gioco non lo vedremo nel 2022, neanche nel 2023, ma nel 2024. Quindi passeranno, scusate, tantissimi anni per vederlo. Dispiace, perché certo nel 2022 è ancora in produzione, nel 2023 esce Marvel's Spider-Man 2 e nel 2024 potrebbe uscire Marvel's Wolverine. Per quanto riguarda Marvel's Guardians of the Galaxy, dovrebbe uscire quest'ottobre e niente, non ho niente da dire a riguardo, ho visto abbastanza trailer, puoi giocarci con un solo personaggio, la storia è molto figa e quant'altro. Non è niente male, vabbè, io non giudico prima di averci giocato. Il terzo trailer che vorrei analizzare è Marvel's Spider-Man 2. Ora, Marvel's Spider-Man 2 è un gioco che attendo dopo Spider-Man Miles Morales, che ho platinato, tra l'altro. È un gioco che attendevo. Oltre a Venom, c'è anche Lizard. Che se avete visto il finale di Marvel's, no, Spider-Man Miles Morales, ok? C'è Norman Osborn che parla con Dottor Connors, ok? E non solo, a quanto pare si vocifera che la voce di sottofondo in cui parla all'inizio è Kraven. Ora, chi è Kraven? È un nemico di Spider-Man, non primario, secondo me più secondario, che ha tenuto testa all'Uomo Ragno.
lui è un cacciatore tramite dei tribali, se si possono dire, dei tributi di sangue, diventa un potente e riesce a sconfiggere Spider-Man più e più volte. Lui, essendo un cacciatore, la sua più grande preda, ovviamente Spider-Man, ma con la coppia di Miles Morales, credo che dubito riesca a vincere. E non solo, credo che in questo Spider-Man purtroppo Peter Parker morirà, perché se sapete, due Spider-Man di questo universo non possono vivere contemporaneamente, purtroppo. Ora passiamo alla ciccia, alla potenza, al piatto forte di questo video, God of War Ragnarok. Il filmato inizia con Kratos che sta creando una freccia, credo, probabilmente, e Atreus in lontananza che arriva con un cervo, ed è cresciuto, è molto più alto. In questo God of War abbiamo a che fare con come si dice, la pubertà. Parliamo della pubertà di Atreus, che ormai è cresciuto, quindi si parlerà di femmine, di sigarette, di droga. Non scherzo, va bene. E niente, poi stacco cinematografico e vediamo Freya. Scusate, sto controllando una cosa. Freya, ragazzi, Freya. Cerca di uccidere Kratos, ma non ci riesce purtroppo. E ha le ali. Ha anche le ali. Dobbiamo pensare pure questo. Poi, dopodiché, andiamo più avanti, vediamo un po' di cose di combattimento. Bla 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 bla. Tra l'altro, fighissimi combattimenti. E vediamo questa città dei nani, Svartalfheim, regno dei nani. Ecco, vediamo Brock, vediamo Sindri e Durlin. Non so chi è Durlin. Non hanno neanche parlato, però va bene. Che ha un polipo fighissimo tra le mani, bellissimo. Vediamo pure i Mimir, tra l'altro, non ci scordiamo di Mimir. E poi sentiamo questa voce fuori campo che dice: "Tu sei un paziente." Sta scappando starnuto. "Tu sei molto paziente, sei una persona pacifica che sa riflettere." È vero che tu sei una persona pacifica che sa riflettere? Oh, questa è la voce di Thor che cerca di minacciare Kratos. Ora, alcuni si sono lamentati che Thor è grasso. Ma vi ricordo che nel primo God of War c'è Mimir che parla col serpente del mondo, dicendo che quello è uno grassone spione. Quindi Thor in questo universo di God of War Ragnarok è definito come un bambinone che mangia tanto, che vuole solo spaccare le teste ai giganti di Jotunheim e che vuole fare un gradasso e mangia troppo. Come dicevo, scusate, quindi ragazzi, che cosa vuol dire? Vuol dire che Thor è abbinato per fare questa cosa. È molto abbinato. Perché nella mitologia norrena di quella che conosciamo, Thor è ciccione. Non viene definito come uno bello, muscoloso, bello, belloccio, con i capelli biondi come Chris Hemsworth di Thor degli Avengers. No, cari. È definito come un rozzo, barbuto, che puzza. Poi, dopodiché, andiamo avanti e iniziano a parlare. Vabbè, ovviamente Atreus dice a padre: "Smettila di pensare come un uomo e pensa come un generale di Sparta." Lui, ovviamente, dice: "No, ah, se non si era capito, questo Atreus cerca di fare la guerra per la verità contro gli dei Asgardiani. E credo che Kratos ci lascerà le penne. Perché hanno detto anche che questa sarà l'ultima saga nordica di God of War. Per Kratos. Già devo prepararmi le lacrime virili, però vabbè. Andiamo avanti veloce e vediamo che Kratos cerca di aprire questa, sfondare questa porta più che altro. E all'interno vediamo Tyr, che è più alto di Kratos. E ho scoperto una cosa: Tyr è più alto di Kratos. Baldur arrivava al petto di Kratos. Cioè, Tyr è così e Baldur è così. Kratos è così, Tyr è così. Baldur è così. Gli arriva al cazzo. Comunque, andiamo avanti nel discorso. E niente, finisce con confermato anche God of War Ragnarok. Non 2, ma Ragnarok. E non ci hanno fatto vedere la data. Marvel's Spider-Man 2 esce nel 2023. Wolverine non si sa, ma credo che nel 2024. God of War Ragnarok è palese che esce nel 2022, verso la metà, e
Guardians of the Galaxy, che esce ad ottobre, il 29 ottobre, quindi aspettiamo quella data. Niente signori, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi su YouTube, seguitemi pure su Instagram che non vi fa male, tanto è gratuito, e io vi ricordo, oh, ti sei ricordato? Oh sì, e pagamossa. Scusate, volevo dirvi pure un'altra cosa. Venom 2 non c'entra niente con i videogiochi, però Venom 2 lo andrò a vedere e io ho da fare una critica su Venom 2. Perché in America lo fanno vedere il 1 ottobre e a noi italiani il 14 ottobre? Bella domanda. Comunque il video è finito, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, campanellina, seguitevi su Instagram e ci vediamo in un prossimo video.